Non ci si crede, ma anche io faccio acquisti e vendite. E paradossalmente sono sempre un investitore molto statico, ma ad aprile ho fatto tante operazioni, sia in acquisto che in vendita. Se vuoi sapere se ho fatto danni e per darmi anche la tua opinione, devi aspettare la fine della sigla. Ciao a tutti e bentornati su Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Come dicevo prima, roba da non crederci. Pasquale, che i mercati riguarda ogni 3-4 mesi, ha fatto acquisti o vendite? Ebbene sì, in questo periodo di forte volatilità ho voluto fare alcune modifiche al mio portafoglio. Alcune sono strutturali, magari in maniera momentanea, altre invece sono decisioni prettamente operative, per cui ho fatto 3 vendite e 4 acquisti. Sono 7 operazioni in un mese, un evento di questa portata molto probabilmente lo rifarò quando farò un 6 al Superenalotto. E considerando che io non lo gioco, capiamo essere improbabile. Ricordo che queste sono mie operazioni personali sul mio portafoglio personale, non sono né consigli per gli acquisti o per la vendita, ma fanno invece parte del mio portafoglio appunto personale, che si basa sulla mia strategia, sulla mia esposizione al mercato e sulla mia percezione del rischio, e si basano sulla costruzione del mio portafoglio fatta da una volatilità minore e da un rendimento da dividendo. Da inizio anno io ho infatti un dividendo netto, al netto delle doppie tassazioni, del 4%, e invece il mio capital gain nel portafoglio è andato in negativo del meno 5,05%, che però, comparato al meno 9,8% del Dow Jones, al meno quasi 14% dell'S&P 500, al meno 23% del Nasdaq, sta facendo il lavoro che io vorrei facesse. Scarsa volatilità è un rendimento in linea con le mie aspettative. Dai, basta parlare. Parliamo delle vendite. La prima vendita è stata Gladstone Land, un'azienda fondata nel 97, è un equity REIT che acquisisce e possiede terreni agricoli e proprietà correlate alle fattorie situate nei principali mercati agricoli degli Stati Uniti d'America, e quindi affitta le sue proprietà ad agricoltori di terze parti indipendenti. Azienda che amo fortemente, che ha un dividendo basso, ma che in questo periodo di alta volatilità delle materie prime ha avuto un'impennata di prezzo improvvisa, a mio parere totalmente esagerata. Avevo una posizione da circa 10 mesi e mi ha fatto un più 99%, un rendimento esagerato, molto probabilmente anche per le varie dinamiche commerciali relative alle pressioni sui prezzi delle materie prime. Appunto, come dicevo, ho chiuso questa posizione a un più 99%, ma negli ultimi giorni di rosso a Wall Street, e comunque da quando l'ho venduta, ha perso un meno 19%. Sicuramente si rintraccia un altro poco, e con la liquidità a disposizione penso di rientrarci nuovamente. Ora no. La seconda vendita è stata MLPD, il famoso ETF di cui ho parlato recentemente, tra l'altro, che avevo aggiunto proprio recentemente nel mio portafoglio, l'Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP, l'indice Morningstar delle MLP Composite, che replica appunto le Master Limited Partnership, MLP sta proprio per questo, degli Stati Uniti d'America che operano nel settore delle infrastrutture energetiche. Questo anche a causa della alta volatilità legata appunto al settore energetico, in pochissimi mesi è salito molto e ho chiuso la posizione in positivo del circa 17%. Come ho detto prima, non mi piacciono le cose che salgono troppo velocemente e troppo, o che lo fanno comunque in maniera innaturale rispetto al corso d'opera. Così come Gladstone Land, ho chiuso ora con il mio profitto del 17%, ed ora, dopo un tonfo, ha ricominciato a risalire piano piano. Diciamo che anche questo ETF a prezzi più bassi rientrerà sicuramente nel mio portafoglio. La terza azienda che ho chiuso è Main Street Capital, che è un BDC, sta appunto per una private equity specializzata in capitale azionario per società di mercato medio-basso. Il BDC è un settore che mi piace molto e che dà tantissimi dividendi, tra l'altro l'azienda dà dividendi mensili. È un'azienda specializzata in ricapitalizzazioni, acquisizioni di gestione, rifinanziamenti, pianificazione patrimoniale familiare, acquisizioni di gestioni, e comunque fornisce del capitale di debito a società del mercato medio per acquisizioni, acquisizione e gestione e finanziamenti per la crescita. Il motivo per la quale l'ho lasciata anche in presenza di un succoso dividendo è che il cash nelle loro casse, per cui il cash flow, continua a diminuire nel tempo, così come le previsioni su earnings e fatturato, queste anche sono previste in calo. Ho chiuso la posizione con un meno 3% circa, che sicuramente è stata tamponata dai dividendi che ho incassato nel periodo in cui l'ho posseduta. Spero vivamente che l'azienda si riprenda, ma che queste difficoltà economiche un po' la facciano scendere di prezzo, anzi diciamo di un bel po', così prima che si riprenda io la posso prendere e comprare a sconto. Bene, ora che abbiamo mollato qualcosa passiamo a parlare degli acquisti. Cosa ho inserito nel mio portafoglio? Ho inserito un'azienda e 3 ETF, e partiamo dall'azienda.
La prima è Polar Capital Holdings, che è un gestore di investimenti di proprietà pubblica. Questo studio fornisce i propri servizi a investitori professionali e istituzionali, lancia e gestisce fondi comuni di investimento equi e bilanciati. È un'azienda che lancia e gestisce anche hedge fund per conto dei suoi clienti, investendo nei mercati azionari pubblici di tutto il mondo, in genere in società dei settori del tecnologico, sanitario e finanziario. Polar Capital Holdings è stata fondata nel dicembre 2000 e ha sede a Londra, nel Regno Unito, ed ha anche un ufficio aggiuntivo a Tokyo, in Giappone. A mio parere è fortemente sottovalutata, con le prospettive di crescita positiva, con una quasi assenza del debito e con un dividendo dell'8-6% con singola tassazione, essendo parte del mercato inglese quotata all'AIM inglese, e che è ampiamente coperto da un 64% dei propri earnings, per cui solo il 64% degli earnings viene dedicata a dividendo. Se vi interessa approfondimento su questa azienda, lo possiamo fare in un video dedicato, fatemelo sapere qui sotto. Per quanto riguarda Polar, ho comprato 250 azioni. Per quanto riguarda il secondo acquisto, è una share Asia Pacific Dividend con ticker IAPD, che segue l'indice Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50, che replica appunto i 50 titoli azionari con più elevato il pagamento di dividendi dei paesi sviluppati dell'Asia e del Pacifico. Il Giappone copre il 43% circa dell'indice, seguito poi da Hong Kong e Australia e Singapore. In questo modo mi sono esposto a diversi mercati e diverse valute in modo semplice e pragmatico ed incasso anche un dividendo annuo del 5,3%. Di questo ETF ho acquistato 70 quote. Il terzo acquisto è l'Ixor Stoxx Europe Select Dividend 30 con ticker SEL, che segue appunto l'indice Stoxx Europe Select Dividend 30 Plus ed replica i 30 titoli azionari europei dell'indice dello Stoxx Europe 600 che pagano i più elevati dividendi. In questo modo mi sono esposto ai mercati europei con una singola operazione, aggiungendo un altro 5% di dividendo annuo. Si tratta di un ETF a replica sintetica a funded swap che investe il 23% in Francia, il 22% nel Regno Unito e poi via via gli altri paesi, inclusa l'Italia, con circa un 8%. Di questo ETF ho comprato 88 quote. Il quarto acquisto è l'iShare UK Dividend con ticker IUKD, che segue l'indice FTSE UK Dividend Plus, che replica appunto i titoli azionari a più elevato rendimento nel Regno Unito. Con questo ETF ho voluto aumentare la mia esposizione a questo mercato, che sta già nell'ETF di prima, che mi piace molto e che vorrei aggiungere in maniera più presente nel mio portafoglio. Tra le aziende a più alta ponderazione di questo ETF abbiamo British American Tobacco, British Petroleum, Rio Tinto e HSBC, indice fatto in totale di 48 aziende e che rilascia un dividendo del 5,49% che vado a incassarmi appunto. A parte Polar, dagli ETF non mi aspetto grossi capital gain, ma anzi solo dividendi. E anche Polar è un investimento dell'AIM, per cui non direi speculativo, ma comunque più volatile della media. Ho inserito queste posizioni proprio per questo motivo in questo periodo di cali, per avere uno yield più alto che si potesse applicare alla mia strategia di dividendi a lungo termine. Ovviamente sono tutte scelte che non tutti condivideranno, ma calzano a pennello, secondo me, con la mia strategia di propensione al rischio e anche con la mia strategia totale di investimento. Fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi del mio aggiornamento. Mi farebbe molto piacere avere un feedback da parte di tutti voi. Si impara sempre, tutti insieme, soprattutto in questo mondo. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollicione in su per l'algoritmo di YouTube. Se poi sei nuovo su questo canale e non vuoi perderti nessun contenuto successivo, quello che devi fare è iscriverti e cliccare la campanella nelle notifiche. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!